Buon pomeriggio dal gruppo di artisti irpini, ci troviamo davanti al carcere borbonico di Avellino per Scarti in mostra dal 21 aprile al 16 maggio, seconda edizione. Questo è l'anno 2015, opere d'arte ispirate ai temi del riciclo, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. Ricordiamo gli orari della mostra dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17 presso Piazza De Marsico, questo è l'ingresso del carcere borbonico. Partiamo da una delle opere forse più belle, che è quella del centro Aprea, cigno illuminato, riciclo creativo, queste addirittura ricavate da gomme di auto. Mi rendo complimenti ai ragazzi del centro Aprea. Non poteva mancare Bianca Paciglio con light bag, quindi borsa luminosa, potremmo definirla così, assemblaggio di materiale di riuso, plastica, tessuto, materiale elettrico. Spazio informe con in bloom, assemblaggio materiali vari, confezioni del caffè, spago, legno e plastica fusa. Quindi un esempio che viene dato alle future generazioni nonché a quelle attuali. Non poteva mancare il maestro Giuseppe Rubicco con la memoria trasparente, vetro fusione, è famoso proprio il maestro irpino per queste sue opere. Ed ecco generoso spagnolo con The Left Side of My Mind, scultura in cartone da imballo riciclato e acrilici. Quindi il lato sinistro della mia mente, abbiamo visto che anche nelle opere che mette sul gruppo di artisti irpini. Il bravo generoso spagnolo spesso concentra la sua attenzione su questi aspetti. Il sole a calitri di Luigi Di Guglielmo, anche qui parliamo di un altro bravo artista irpino, questa volta appunto di calitri, un assemblaggio, come vedremo tra poco, vecchia porta del cinema storico di calitri, scarti di legno industriali dipinti con acrilici. Guardate anche la multidimensione dei colori, no? Quindi si passa dal rosso al giallo all'azzurro fino al verde. Irene Russo con egocentrico, girasole, fiori, pigmento, carta, foglia, oro e tecnica mista su base lignea di recupero. Non siamo qui a scoprirle, Irene Russo con le mostre recenti che ha fatto anche al Teatro Gesualdo di Avellino, quindi ancora complimenti. Alfredo Lombardi con tramonto ad Altavilla Irpina, quadro nel rilievo utilizzando il riuso di cassette di plastica. Guardate che particolarità è uscito da questo utilizzo, da questo uso dei materiali di riciclo, veramente molto molto particolare. E andando avanti troviamo anche Pellegrino Capobianco in arte Crinos con la K, il sacco di nocciole 00. Tecnica mista, arte e scultura messe assieme. Guardate che meraviglia. Questa è l'opera del Liceo Artistico Maffucci di Calitri, la terza A, Ecolamp, tecnica mista. Guardate che ne esce, anche utilizzo di bottiglie, di tappi. Veramente un ottimo lavoro svolto da questi ragazzi. Ancora il Liceo Artistico Maffucci di Calitri con Ecolamp, tecnica mista. Non poteva mancare il Liceo Artistico De Luca di Avellino, Ciullo, Terzo, Scandone, Tommasetta, Every Energy, mista, stoffe, plastica, legno. Cominciamo a vedere questa prima opera, come potete vedere, infatti è evidente la scritta in basso Ecoil, con tutto quello che si sente in giro, veramente è un grosso esempio, lo danno questi ragazzi. E ancora più in basso, con il Liceo Artistico De Luca di Avellino, Ambrosone, Evangelista, Pezzella e Serino, Sunlight, tecnica mista, plastica, vetro, terra. C'è l'Istituto Artistico di Grotta Minarda, design dalle più varie forme.
Davvero un grosso applauso va fatto a questi ragazzi. Come potete notare da questa inquadratura, veramente sono tante le opere qui esposte. Vi consigliamo di venire a vedere fino al 16 maggio. Vi ringraziamo dal gruppo degli artisti Irpini e intanto concludiamo con un'opera, anzi un paio di opere. Questa qui è di Luigi Grassiglia, dal titolo Caravaggio e la luce, olio su tavola da riciclo. Guardate che meraviglia. Passando poi al quinto circolo didattico di Avellino, veramente cose maestose. Senza sprecare materiale si sono fatti tutti questi oggetti, davvero molto molto belli, riutilizzabili, perché no? Per tante motivazioni, per tante ragioni. Paolo Battista, figliuolo generato fuori della matrice, tecnica mista sul legno, bucce d'arancia, silicone, carta, smalto avanzato, tempera. Ecco qui. E allora di nuovo un invito, fino al 16 maggio veramente saranno tante le opere da poter vedere, anche di artisti internazionali e non solo. Di nuovo buonasera al gruppo degli artisti Irpini.